Okay, so would it be time to move on? I think it might even be time for the cookery section. Ooh. Wouldn't you say so, Venya? Buongiorno and all that. Buongiorno. Buongiorno. To the cookery section. Ciao a tutti, oggi sono Falena Elena o Mo Falena, che dir si voglia, e prepareremo insieme un Mo Famisù, che è praticamente un tiramisù, ma siccome oggi sono una falena e siccome vivo in un parco e da falena amo l'estate, faremo un tiramisù con le fragole. Il tiramisù con le fragole, come si inizia? Si inizia facendo i savoiardi. E prendiamo delle uova, tipo 6 uova, separiamo i tuorli dagli albumi, montiamo gli albumi, operazione noiosissima, di solito faccio degli squat, ma essendo una falena oggi non lo posso fare, per cui batto le mie ali gialle di qua e di là, poi prendo gli albumi, passo gli albumi, no, sorry, i tuorli, accendo anche il forno, nel frattempo quella è sempre una buona idea, e c'è anche sì dell'estratto di vaniglia e del lemon zest, I can't remember the English, della scorza di limone, mi viene suggerita, e quindi e poi si aggiunge della farina, le dosi sono quelle indicate, e si prepara un impasto che è molto 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 leggero, come si addice ad una falena infatti, e questo è l'impasto dei savoiardi che viene che divido in 2 teglie. Idealmente teglie della stessa dimensione, in questo caso no, e si vedrà successivamente il risultato di questa scelta da falena improvvisata. Quindi l'impasto dei savoiardi va in forno, viene cotto a 180 gradi, e questa sarà la base del tiramisù. Si passa poi a fare ovviamente un selfie, un falena selfie nel frattempo, perché così non si può evitare, e poi si passa alle fragole, che vengono mescolate con dello zucchero e frullate, un po' di acqua anche, non guasta. Questo sarà il succo che viene usato poi per bagnare la base di savoiardi. Qui abbiamo uova, tante, perché farò una base di mascarpone tanta. Qui sto semplicemente separando la savoiardi e iniziando a bagnare con il succo di fragole. Battito d'ali di qua, battito d'ali di là, Elliot, che è il mio aiutante, e anche lui ama le falene. Questa è l'altra base di savoiardi, e ora sto iniziando a fare la crema di mascarpone, con ovviamente di nuovo si separa tuorlo dall'albume, si montano di nuovo gli albumi a neve, battito d'ali di qua, battito d'ali di là, e poi si passa al tuorli con lo zucchero e il mascarpone, e si mescola di nuovo tutto veementemente, e mofammamente, e poi si aggiungono gli albumi, e di nuovo battiamo le ali gialle, momento delusional a quanto pare, e la crema è fatta. Crema di mascarpone è la cosa più buona nel mondo, non solo delle falene, nel mondo di chiunque. Ecco, poi si va con il secondo strato e si ripete come da sopra. Di nuovo crema al mascarpone, divina bontà,
Il video è stato girato il giorno del mio compleanno, questa è anche la mia torta di compleanno. Crema spalmabile e pistacchio non necessaria, ma dà molto l'idea di un prato che piace a noi falene. E poi sto creando delle decorazioni con fragole e mirtilli per fare delle piccole falene amiche. E insieme andremo a scorazzare su un prato di mascarpone. Wow! Ecco qua. Prima falena, seconda e terza falena, tante falene. Ok, ancora un'altra falena. E questa è la mia faccia da falena per oggi. Ecco qua. Un mondo di falene per tutti. Ciao. Ciao. Ah. Lovely. I think I learned a lot from that. Me too. I ate some of that, actually, and it was really bloody good, I must say. It was tasty. It was very